Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo. Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta! Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo. Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio. Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce. Ciao! Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire. Santo cielo! Questa marionetta è viva! Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia. D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio. Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata. Non puoi entrare se non paghi! Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola. Ma io ho dei soldi. Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone. Ehi, anche loro sono fatti di legno! Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente. Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco! Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito,
Una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime. Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora? La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola. La 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 la. Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio. Dove stai andando così felice, amico mio? Sto andando a comprare i quaderni per la scuola. Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi. Cosa dovrei fare? Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai. L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente. Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola. Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa. Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no! Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga. Ehi, che succede? Dove sono? Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo. Pinocchio! Pinocchio! Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore,
Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente. Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato! Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime. Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio! Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai! Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale, in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre. Papà, guardami! Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice. Incredibile, ma sei un bambino vero adesso! Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. Era la vigilia di Capodanno e nevicava. La casa della famiglia Stahlbaum era decorata con meravigliosi ornamenti scintillanti e un grande albero di Natale con tutte le sue lucine. Improvvisamente bussarono alla porta. Clara, la più grande ragazza della famiglia, andò alla porta ed aprì con gioia. Con le braccia piene di regali, entrò lo zio Drosselmeier. Quando Clara vide il suo zio preferito con tutti quei regali, fu molto emozionata. Clara non aveva la pazienza di aspettare fino a mezzanotte. Voleva aprire i suoi regali immediatamente. Lo zio Drosselmeier non voleva farla aspettare tanto, così le diede subito il suo regalo. Molto emozionata, Clara aprì il regalo. Era il più particolare regalo che avesse mai avuto. Il regalo dello zio era uno schiaccianoci dalla faccia buffa. Aveva un naso rosso e grandi baffi. Clara non aveva mai avuto un regalo del genere. Amava veramente quello schiaccianoci. Iniziò a giocare con lui e addirittura a ballare. Al fratello pestifero di Clara, Fritz, non piaceva il suo regalo, così lo buttò via. Gli piaceva di più lo schiaccianoci di Clara. Così cercò di prenderlo da lei. Voglio quello! No, Fritz, questo è mio!
Alla fine riuscì a prendere lo schiaccianoci dalle mani di Clara e salì su per le scale. Ehi Fritz, sbrigati e ridammi il mio giocattolo! Vai a giocare con il tuo invece! Non mi piace quel topo! Questo ora è mio! Fritz, per favore no! Ridammi il mio schiaccianoci! Eccolo qua! E quello che vide Clara quando si avvicinò per prendere lo schiaccianoci fu che il braccio del giocattolo era rotto ed era lì per terra. Clara si arrabbiò molto e si mise a piangere. Non preoccuparti, Clara, lo aggiusterò io per te. Era mezzanotte e mezza. I festeggiamenti per l'anno nuovo erano terminati e come tutti gli altri bambini, Clara era stanca, così andò a coricarsi. Ma non riusciva a smettere di pensare al suo schiaccianoci. Spero davvero che lo zio riesca ad aggiustarlo. Con crescente agitazione e curiosità, Clara scese dal letto e speranzosa entrò nel salotto. Ed eccolo lì, lo schiaccianoci tutto intero stava sotto l'albero di Natale. Clara era così felice, abbracciò lo schiaccianoci e in pace si addormentò. Non molto tempo dopo, Clara sentì degli strani rumori. E lentamente aprì gli occhi. Pensò di star sognando e si addormentò di nuovo. Senza sapere che in quel momento era cominciato il suo viaggio nella magia. I rumori ricominciarono, come se fossero i topi a farli. Clara aprì gli occhi ancora una volta. L'arredamento della casa sembrava molto più grande ora. L'albero di Natale dove stava dormendo era diventato un albero gigante. Clara era sveglia ora. E in quel momento notò che di fatto niente stava crescendo, ma era lei a rimpicciolirsi. E solo allora notò il re topo ed il suo esercito marciare verso di lei. Era molto spaventata e voleva correre via. Ma i topi giganti riuscirono a fermarla. La circondarono e lentamente si avvicinarono a lei. A quel punto anche lo schiaccianoci era diventato vivo. Perché stai ferma lì, Clara? Possiamo arrampicarci sull'albero e scappare via. Clara e lo schiaccianoci riuscirono ad arrampicarsi sull'albero e saltarono al piano di sopra. E adesso dove scapperemo? Questa è casa tua, devi pur conoscere un posto dove i topi non possono trovarci. Io chiamerò aiuto. Mentre Clara si nascose dove non poteva essere vista, lo schiaccianoci si mise a correre. I topi erano sparsi per tutta la casa, cercando Clara. Lo schiaccianoci intanto aveva trovato un negozio di giocattoli. Vide che c'erano molti soldatini alla finestra. Prese una pietra e irruppe la finestra. Ehi ragazzi, che cosa fate lì fermi? Correte, la mia amica Clara è nei guai, il re topo del suo esercito la vogliono catturare! Improvvisamente, i piccoli soldatini presero vita, saltarono giù dalla finestra rotta e seguirono lo schiaccianoci. Quando tornarono a casa, sembrava ci fosse quasi una guerra. I topi avevano devastato tutto. Lo schiaccianoci e i suoi soldati sguainarono le spade e iniziarono a lottare contro il re topo e il suo esercito. Sfortunatamente c'erano più topi che soldatini. La maggior parte dei soldati, infatti, furono feriti. Anche lo schiaccianoci se la passava male ed era ferito in diversi punti. Clara uscì dal suo nascondiglio. Sapeva di dover fare qualcosa, ma piccola com'era, sapeva che ciò era impossibile. Il re topo si avvicinò allo schiaccianoci e impugnò la spada contro la sua faccia. Presa dal panico, Clara urlò e lanciò la sua scarpa al re topo. Sporco topo! La scarpa volò e colpì la testa di Re Topo. Incosciente, Re Topo cadde al suolo. Vedendo il loro re cadere a terra, i topi accettarono il fatto di aver perso.
Così portarono il loro re fuori dalla sala e se ne andarono. Clara corse dallo schiaccianoci. Era incosciente, disteso a terra. Clara si piegò su di lui e cominciò a piangere. Schiaccianoci, svegliati, ti prego! Improvvisamente, una fata apparve dietro a Clara. Con il suo vestito blu, le ali e la sua bacchetta di lecca-lecca, era una fata estremamente dolce. La fata non poteva sopportare la vista di Clara in lacrime, così usò la magia. E proprio in quel momento, lo schiaccianoci si trasformò in un bellissimo principe. Con meraviglia e felicità, Clara ammirava il principe. Il bellissimo principe la prese tra le braccia e iniziarono a danzare. Era una danza magica. Clara notò che ad un certo punto stavano fluttuando nell'aria. E ancora una volta, fra la polvere di fata, apparve la dolce fatina. Questa volta c'erano altre fate intorno a lei. Le fate portarono Clara e il principe schiaccianoci nella terra dei dolci. Gli alberi erano fatti di dolci, i fiori di caramelle, farfalle rosa colorate d'oro di mela. Era un posto incantevole. Clara cominciò a raccontare la sua storia e tutto quello che le era successo. So tutto quello che è successo, ma non preoccuparti, Clara, sei al sicuro qui con noi. Poco dopo, un piacevole suono di flauto suonò nell'atmosfera. E così le fate e i fiori colorati iniziarono a ballare. Poco dopo, lo schiaccianoci e Clara si unirono alla danza. Tutto intorno si vedevano alberi colorati danzanti, lecca-lecca e dolci. Clara e il principe schiaccianoci realizzarono improvvisamente di essere su un palco. Dopo che l'unico suono del flauto finì, Clara si guardò attorno. Era sul palco! Il pubblico di fronte a lei applaudiva. Clara si inchinò al pubblico. Con gioia chiuse gli occhi. Clara? Clara? Proprio in quel momento, con il suono della voce di sua madre, aprì gli occhi. Si strofinò gli occhi e si guardò attorno. Poi notò che lo schiaccianoci era sul suo grembo. Con gran confusione sua mamma la stava fissando. Anche Clara, però, era molto confusa. Tesoro, hai dormito qui tutta la notte? Mamma, io... sembrava tutto così reale. Con il felice pensiero di tornare nel suo sogno, Clara chiuse gli occhi.